La figura del pedagogista, come quella degli educatori professionali, è in continua evoluzione. Il pedagogista svolge funzioni di coordinamento e supervisione delle azioni formative educative. A Francavilla Fontana, presso la biblioteca comunale, si è tenuta una tavola rotonda dal titolo Diamoci un ordine. Tante le operatrici professionali presenti. Sulla figura della pedagogista e dell'educatore parla Stefania Coti, presidente dell'Associazione Pedagogisti Educatori Italiani. La figura del pedagogista e aggiungerei anche dell'educatore professionale sociopedagogico perché è il professionista che diciamo, affianca con la laurea triennale il pedagogista. Sono due figure appartenenti entrambe alle professioni pedagogiche. Sono cambiate nel senso che c'è un riconoscimento normativo che individua le precise classi di laurea, ma non le funzioni specifiche di queste due figure professionali. Infatti, proprio per questa ragione, una delle ragioni per cui noi sosteniamo come APEI, Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani, l'istituzione dell'ordine professionale. È intervenuto alla tavola rotonda il dottor Gianluca Budano, direttore del consorzio ambito territoriale Brindisi 3. Continua in evoluzione il mondo delle professioni, anzitutto, quello delle professioni sociali, quindi degli assistenti sociali, dei pedagogisti ed educatori. Degli psicologi anche che vengono più associati alla parte sanitaria, adesso invece stanno assumendo il ruolo di psicologi di comunità, quindi sul versante sociale. Si sta piano piano centrando e va dato merito ad APEI di aver iniziato questo percorso che ci auguriamo porti ad un ordine, ad un vero e proprio ordine professionale, quindi a un ente pubblico non economico, perché attorno alla persona c'è necessità che ci siano più professioni che affrontino le varie sfaccettature delle fragilità, altrimenti si rischia una presa in carico delle persone parziale e quindi inadeguata. Tante dunque le novità, ma anche le opportunità in vista dell'ordine professionale.